spot, l'indice glicemico, questa è una cosa molto interessante che serve anche a mediare un altro errore grande dell'alimentazione tutti i giorni che facciamo, cioè quella di utilizzare alimenti raffinati. La raffinazione degli alimenti, che poi nel caso dei cereali, che è la cosa prevalente, cioè pane e pasta, provoca l'eliminazione della parte esterna, della fibra, la crusca, no? Comporta una digestione molto veloce, troppo veloce di quello che contiene, quello che c'è dentro, cioè i carboidrati, con un innalzamento del livello di glicemia del sangue che provoca di conseguenza un'emissione abbondante e veloce di insulina da parte del pancreas. A furia di spremersi poi il pancreas dà chiaro. Ma secondo voi perché le pizze che mangiamo prevalentemente ci danno problemi digestivi? Sapete perché? Da pochi anni. Perché prima si usavano le farine di semola, cioè di grano duro siciliano, prima si usava la vera mozzarella fior di latte, prima si usava il nostro pomodoro, prima si usava il nostro olio extravergine d'oliva. Ora una pizza di Palermo venduta 4, 5, 6 euro, sapete cosa contiene? Allora, contiene esclusivamente farina 00 proveniente da X paesi del mondo. Non si sa assolutamente da quale parte possa provenire. Noi lo sappiamo! Provengono da zone dove la manodopera costa pochissimo, dove si fanno produzioni esclusivamente di quantità. Poi, concentrato di pomodoro o pomodoro proveniente dalla Cina, e ve ne accorgete subito perché ha un rosso strano, particolare, di un intenso che non è il nostro, è un sapore particolarmente acido. Grazie. Grazie. Grazie.